mi sono trovato bene, cioè benissimo, cioè io sono a disposizione del mister, qualsiasi posizione cioè mi mette, io dico di sì per giocare. Tanto che eravamo, cioè abbiamo dimostrato che io e lui possiamo giocare insieme, e sono contento perché lui, senza lasciare niente agli altri compagni, perché siamo un gruppo e tutti qua si impegnano, danno il 100%, ma lui si stava veramente allenando bene e meritava questa opportunità di giocare, secondo me. E la partita di martedì, secondo me, ha dimostrato che possiamo giocare insieme e questa può essere una soluzione in più per il mister. Ecco, tra l'altro, proprio con voi due, c'è diciamo, un assetto che aveva la squadra di martedì, sembrava, almeno dalla tribuna, aveva trovato forse quell'equilibrio che un po' era ancora instabile, si stava cercando nel già precampionato e poi nel primo giorno di campionato. Sì, vabbè, lasciando stare le prime due giornate di campionato, che martedì noi di diverso abbiamo avuto l'approccio alla partita, secondo me, perché le prime due partite abbiamo fatto un primo tempo che l'abbiamo lasciato agli avversari e abbiamo iniziato a giocare quando era il secondo tempo, cioè già troppo tardi, secondo me. Invece martedì, già col fatto di giocare in casa, col pubblico, così, secondo me ci ha dato un grosso aiuto, lasciando stare che però di fronte l'Inter, cioè una grande squadra, dunque secondo me è anche molto merito nostro di come abbiamo interpretato la gara. Ti dico, cioè, abbiamo avuto poco tempo per prepararla, però l'abbiamo preparata bene nei minimi dettagli. Siete partiti sul punto forte, sul punto da aggredire i giocatori dell'Inter, e loro sono andati difficoltà, ve l'aspettavate questo, con questa partenza sprint di metterli veramente in difficoltà? Avevamo visto le immagini dell'Inter, cioè è logico che non puoi dare una valutazione come potevano interpretare loro la partita, cioè noi di solito guardiamo sempre gli altri come si muovono e tutto, però pensiamo solo a noi stessi, come, cioè, che diciamo che dipende tutto da noi. Anche se ci troviamo di fronte gente come Sneijder, dei campioni, però abbiamo dimostrato che, cioè, aggredendo e correndo più degli altri, puoi vincere anche contro queste squadre qua. Perché che quando il Novara è il Novara, lascia stare Lega Pro, Serie B o Serie A, il risultato rimane sempre giusto, simile. Ha ragione. Giusto, su questo hai perfettamente ragione, perché cioè, da 2 anni e mezzo a questa parte questa squadra si è formato qualcosa, cioè una mentalità vincente che scende in campo senza paura, capito? E è questo che da adesso in poi continueremo e dovremo mettere in campo, soprattutto noi vecchi, ma anche loro, quelli nuovi, si sono incrementati molto bene in questo tipo di cose che abbiamo noi. Tra l'altro domenica già si è la prova dell'Atalanta, che è partita a razzo, è subito recuperato il gap di meno 6 e giocando un calcio che per certi versi come intensità, velocità può assomigliare al nostro, a quello del Novara, perché anche loro, visto un paio di partite, corrono veramente tantissimo e sono una squadra tra l'altro che si conosce anche bene. A parte ieri che hanno fatto un grande risultato, secondo me, però noi già ieri avevamo quasi dimenticato la partita con l'Inter e siamo già concentrati sull'Atalanta, perché ho detto andiamo a giocare in un campo difficile dove abbiamo già visto l'anno scorso, anche se era in Serie B, sono cambiati qualche elemento per loro, cioè sono una squadra tosta in casa e fuori casa è sempre difficile portare a casa punti. Sappiamo che ci aspetta una partita difficilissima, ma siamo sempre noi a dover interpretare bene sul campo. Dunque adesso penso che prepareremo bene in settimana la partita per cercare di limitare l'Atalanta il più possibile e portare a casa punti. Coinvolgerei anche Ivan, magari. No, meglio che parla lui, più bravo di me. L'Atalanta, che diciamo, è la squadra che cartellino dell'Atalanta, diciamo. Sì, io cartellino dell'Atalanta, ho fatto anche quasi tutto il ritiro con loro,
e lo so che loro si stavano preparando solo per queste 3-4 partite prime, perché volevano subito a togliere quella penalizzazione che hanno. Non è stato un ritiro molto duro, perché secondo me loro volevano entrare freschi un pochino di più, sì, in queste prime 3-4 partite è stato anche così, però secondo me è una brava squadra, soprattutto a casa, però noi siamo consapevoli di nostra qualità e vogliamo ripetere magari quel risultato di martedì sera, però secondo me è quella partita a domenica più importante, quella dell'Inter, perché è già dimenticata, dobbiamo fare punti all'Atalanta, perché secondo me loro con la testa sono un po' ora, come diciamo, dopo quando hanno raggiunto questa penalizzazione, un po' calano sicuramente, secondo me. Infatti da una parte è meglio che abbiano vinto così. Sì, è meglio così, meglio così, perché ora sono più tranquilli, più sereni, e noi dobbiamo risolvere questa cosa. Pippo, scusa, chiedo a te, che sei un uomo di esperienza, come spieghi la metamorfosi delle prime due partite, quando inizialmente avete avuto quei 20 minuti un po' di disorientamento, a differenza invece con l'Inter che avete fatto capire subito? Cos'è? È lo stimolo in più dell'Inter, è il fatto che avete capito che prima avevate sbagliato un po' e vi siete corretti? No, non so neanche io spiegare, perché cioè, partendo in campionato con due partite fuori casa è stata un po', dico, da parte mia e penso anche da parte di molti miei compagni. Secondo me, se giocavamo la prima in casa col Palermo, che se non si spostava quella partita, avremmo qualche punto in più, perché l'emozione di partire davanti al tuo pubblico come quello che c'era martedì ti dà una marcia in più. E secondo me noi nelle prime due partite abbiamo sbagliato proprio l'approccio. Non c'entra emozione, cose, niente, secondo me, perché fuori casa negli anni passati abbiamo sempre fatto le nostre partite e avevamo sempre approcciato bene. Non so spiegare bene cosa sia questo fattore, però alla fine la Serie A ho capito che è veramente diversa da Serie B, cioè ci sono giocatori veramente che hanno delle qualità straordinarie, cioè ci sono dei fenomeni, e dunque forse questo, noi magari abbiamo una squadra che non è abituata a giocare in Serie A, cioè molti di noi non hanno mai fatto la Serie A, allora forse questo un po' ci ha tirato i remi in barca, ma adesso dopo la vittoria di martedì secondo me è riscattata quella scintilla che ci serviva, e adesso continueremo a essere il Novara di sempre, secondo me, quello che avete visto negli ultimi due anni. Mi ha dato un po' fastidio, tornando a martedì, che si sia parlato più che altro della brutta prestazione dell'Inter rispetto alla vostra grandissima prestazione. Ma no, assolutamente, cioè no, posso rispondere io? Servizio in televisione? Assolutamente, anzi meglio così. Noi, cioè, dopo la partita eravamo contentissimi del risultato, più che altro dei tre punti, di aver fatto gioire una città e i tifosi, cioè questo a noi interessava. Adesso noi dobbiamo solo guardare la classifica e la prossima partita, cioè noi l'Inter l'abbiamo già passata ormai, dobbiamo pensare solo a Bergamo. Esordio a Novara, no, davanti a questo pubblico, te l'aspettavi così caldo? Non l'avevi ancora visto in campionato, soprattutto diciamo che l'assetto del Novara ti ha dato la possibilità di giocare proprio nella tua posizione di campo preferita, immagino, e ti sei disimpegnato molto bene. Sì, ma prima di tutto io non mi aspettavo di giocare quella partita, perché sono stati tanti giocatori qui, anche soprattutto Pippo che giocava da due anni a quel ruolo lì. Non è stato facile per me, però mister aveva tanta fiducia in me, perché questi ragazzi aspettavano due anni questa partita, esordio in Serie A dopo 55 anni, e mister mi ha dato questa fiducia. Io dovevo rispondere meglio possibile. Alla fine penso che sono riuscito a fare questa cosa, però a giocare a Novara con un stadio piccolo però pieno, è meglio così, quando un stadio un pochino più piccolo però pieno di gente, con tanta voglia anche noi, però alla fine siamo stati bravi insieme a portare questa vittoria, anche grazie al pubblico sicuramente.
dico, senti, ma invece ho fatto l'impressione, avendo giocato sulla fascia, di essere un po' fuori luogo. Quando sei stato fatto al centro, sei stato tutto in volta. È un'impressione che hai avuto anche tu, che hai trovato, oppure pensi che... No, cioè era un ruolo che avevo già fatto, io ho semplicemente fatto quello che mi ha chiesto il mister, cioè ho cercato di interpretare la gara come mi ha chiesto lui, visto che avevamo un punto di riferimento davanti a difesa che era lui, che cioè, sicuramente io e lui abbiamo le stesse qualità più o meno, però, anche se lui è il triplo di me, doppio fisicamente. Però corriamo tutte e due e secondo me anche questo ci ha dato una grossa mano, avere, cioè almeno lui ha dato una grossa mano a me, perché non sono dovuto correre destra, sinistra come faccio di solito, che nelle prime due partite ho corso veramente male e non l'ho quasi mai presa, dunque io mi sono trovato abbastanza bene, cioè, e sono a disposizione come penso tutti.